questo è un altro premio che ci piace molto. Aspetta, non lo so. Il premio... Aspetta, non l'avevo girato, non è che non lo sapevo, dai una scaletta. Dillo tu. Lo dico io, e questo è un premio importante che ci segue, anche questo credo all'incirca da 10 anni, più o meno, ed è il premio Ferruccio Amendola. È un premio a cui noi teniamo tantissimo, che viene assegnato direttamente dalla famiglia Amendola, Rita Savagnone e Alessia. Anche in questo caso ovviamente non ci possono essere nomination, e quindi decretiamo subito chi si è aggiudicato questo premio quest'anno, che è... Facciamo dire al video? Sì, lo vuoi far dire al video? Sì, beh, certo. Ma cambi tutto! E Claudio Razzi! Video! Praticamente in simbiosi con Elena Mabona Carter. Siamo due gocce d'acqua, come puoi vedere. Beh, la simbiosi tra voce e volto funziona sì, benissimo. Sì, sì, è un personaggio che adoro. L'anno scorso sono venuta qui a prendere il premio per Alice in Wonderland. Sì. Personaggio meraviglioso, si è messo le tende, infatti sono rimasta qui tutto l'anno per venire a prendere questo premio, di cui sono veramente onorata, perché Ferruccio per tutti noi, naturalmente tutti conoscono Ferruccio Amendola, ma noi abbiamo avuto l'onore immenso di conoscerlo, lavorare con lui, un grandissimo professionista che ha rappresentato il nostro mestiere e per sempre rappresenterà il nostro mestiere con grandissima professionalità e bravura. Quindi sono molto onorata, perché non me l'aspettavo veramente, è un grandissimo piacere per me. E poi anche perché Alessia Amendola e Rita Savagnone rappresentano per tutti noi due grandissime professioniste. Quindi grazie, grazie tantissimo. Complimenti. Grazie. Da parte nostra e di tutta l'organizzazione del Rolex. Guarda, l'unica cosa che avete dimenticato e che magari il pubblico fa piacere sapere è Occhi di Gatto. Giusto. Io sono Sheila di Occhi di Gatto e il pubblico di solito impazzisce per questo. Sono gli stessi di Marcellino Panevino. Esatto. Grazie. Che voi grandi fate talmente tante cose che poi io, per carità, però devo fare un grande applauso a chi sceglie i filmati, perché comunque con gente di questo calibro è proprio difficile riuscire a scegliere tre pezzi spezzoni che in qualche modo vi identifichino, perché dovremmo mettere una carriera lunghissima. Nella vita di un doppiatore ci sono tantissime cose, dal cartone animato che allo sport, che poi diventa mitico dopo 20 anni. Assolutamente, ma tanto il prossimo anno anche tu come Tiziana, stai qui e ti premieremo per Occhi di Gatto. Ci rivediamo il prossimo anno. Esatto. Un altro grazie grande mille applauso. Claudia.